Salve ragazzi, io sono Lil Chico, vi do nuovamente il benvenuto con un nuovo video su Piante contro Zombie 2. Allora, finalmente siamo arrivati in questo punto. Dobbiamo fare la prossima missione, come vi ho promesso nello scorso episodio. Eccola qua, il nostro fiore d'oro. E come direbbe in momenti come questi, il nostro mentatore tecnico Sandro Piccinini, l'attesa è finita, si comincia. Quindi facciamo questo mucchio selvaggio di fasi e vediamo che sorprese ci possono capitare. Quindi scusatemi in anticipo se comunque in alcuni di questi livelli mi trovate impreparato, ma come avete già visto dallo scorso episodio, in alcune fasi abbiamo perso anche dei tosaerbe. Ma poco importa, l'importante è che possa passare ogni fase e sbloccare il fiore. Quindi partiamo subito perché sono 10 fasi, sono tante e non abbiamo tempo da sprecare. Cosa ci dici, Dave? Sento odore di pelle e di elettricità. I miei sensori stanno registrando una pianta persa nel tempo. Sento odore di salvataggio e di arance. Senti bene, senti bene. Ah, benissimo. Questi zombie, questo mondo, non siamo molto lontani, visto che stavamo facendo la nostra modalità infinita nell'autostrada. Quindi sì, sappiamo le piante che dobbiamo usare più o meno. Sì, così. Dov'è il trifogliatore? E poi cos'altro? Ah, c'è pure il tizio, quello stupido che non si fa indietreggiare dalla spada semicavernicola. Non mi viene in mente il suo nome. Comunque, sì. Andiamo così. E così. E speriamo bene, tanto la prima fase. Missione epica Fiore d'Oro. Cosa mai farà questo Fiore d'Oro? Lo vedremo alla fine. Anche se penso che già lo sapete. Visto che girano video in insomma, secoli. Specialisti nel hackerare giochi e applicazioni. Ma non ci importa. Tre orde. Mettiamo in fretta questi fiori di luna. Sì, ok, ah, varco. E chi c'è? Chi sei? Mostrati. Ah, te no, cacchio d'un cacchio. Quel tizio non lo voglio. Sì, stelle, stelle. Benissimo.
Meno male che queste noci si ricaricano abbastanza in fretta. Sono molto utili. L'ombra porcino l'abbiamo usato poco. Non è che ci serva più di tanto. Oh, t'ho visto là in alto, vecchio. Ah, che cavolo. Qua si aprono i varchi. Buono, buono. No, 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 stai là, stai là, stai là. Ah, troppo tardi. Per un centimetro. Perché non è giusto. Stavo là. Basta uscire. Sti tizi. Bene. Inaspettata quella perdita, ma va bene. Potevamo farcela con un secondo in più. Avevamo le ciliegie pronte. Comunque, fase 1 fatta. Fase 2. Dai una prima occhiata al glorioso. Sì, pensavo descrivesse la fase. Nostra pianta scomparsa è il fiore d'oro, utente Dave. Quando viene piantata produce un'immediata quantità di soli. Ecco, ci ha già spiegato la sua funzionalità. Soli istantanei, non basta, deve essere più veloce. Già, più veloce della luce. Dave e le sue leggi fisiche. Ah, ce la fa usare. Fantastico. Fantastico. Quindi, che facciamo? Sì, così. Peperoncino, come al solito. Questa volta non cloniamo niente, tanto. Sì, poi cos'altro? Così. Ma sì, sporporcino. E calamifungo. Così. Casuale. E il costo è zero. Fantastico, quanto ci dà? 300. Niente, la ricarica deve essere lenta. Se no sarebbe troppo sovravalutata. Ed è giusto che sia così. Quindi sì, non me l'aspettavo. Almeno abbiamo anche la possibilità di vederla in azione prima di sbloccarla. E credo che serva molto nella nostra autostrada. Sì, possiamo usare il fertilizzante, ma non ci dà granché sui fiori. Possiamo boostarci soli con questa pianta. Invece di clonare il fiore, possiamo scegliere questa pianta e più o meno stiamo. Se non con un vantaggio in più. Ne è arrivata manco prima orda, è già disponibile. Poi a costo zero, insomma. Chiedere di più. Sì. Strano che il calamifungo non possa prendere la pala di quel tizio. Avrei voluto che succedesse. Invece ha preso la testa della Rockstar. Povera Rockstar. Ok,
No, non mangiare il mio calamifungo. Signora. Bene. E stia buona anche. No, lascia stare la pala, amico. Perfetto, senza difficoltà. Benissimo. Grande. Fase 2 fatta perfettamente. Grazie anche al nostro fiore d'oro. Il fiore d'oro non è legato al tempo, utente Dave. Fortunatamente posso seguirlo ovunque vada. Sei il tuo piccolo germoglio, stiamo arrivando. Stiamo arrivando. Mantieni le fila contro schiere di geli di avversari. Dove andiamo? Ah, impedisce agli zombie di calpestare i fiori. Ah, vecchi orchi. Di tutto, cioè, di tutto e di più. Ah, che facciamo? Sì. Che facciamo? Che facciamo? Così. Ovviamente la nostra sparasemi, altrimenti siamo nei guai se non la usiamo. Muro, bocca, perché la bocca è immune al freddo, mi sembra più che ovvio il perché. E poi sì. E poi le solite. Stiamo sia congelando che mettendo arrosto gli zombie. Spada semifugosa e bocca di drago fredda. Speriamo vada bene. Non posso perdere più di tanto su pensare quale piante scegliere. Ci fidiamo. Dobbiamo credere nel cuore delle piante. Du 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 du. Mi piaceva questo mondo anche per la musica di sottofondo. Rispetto agli altri mondi. Molto bella. Ti gasava. Surriscaldava l'ambiente. Fertilizzante. Guarda che ci serva. Più in là. Ah, bufera di neve. Oh, wow, wow. Guardare la pianta. Sta gente che non capisce.
Ah, i vecchi. Facciamoli fuori. Quattro orde, non mi ero manco accorto. Gesù. Finiscila te. Oh, dove ho posizionato quella tomba? E mo che fa? Passa il zombie. Sì, tutti qua in mezzo. No, 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 indietro. Indietro, come osi. Bene, bene. Con questa difesa. Queste bufere. L'orco? No. Ai vecchi. State bene buoni. Vedi che le pecore non pascolano un bel niente con questo freddo. È solo ghiaccio, c'è. E basta. Bene, bene. Vieni orco, vieni. Eccoti qua. I tuoi dentoni. Ah, sti vecchi. Buono te. Perfetto, perfetto. Vieni, vieni. Ciao, ciao. Fatti anche un paio di... Ah sì, me l'ho scordato che questo c'ha... Bene, bene, bene. Fase 3 fatta. Prova una pianta premium e ottieni ricompense. Cosa? Quale pianta? Impedisce agli zombie di calpestare fiori, ancora uno di questi. Ah, ci dà già le piante, bene. Ci fa pensare su quali scegliere. Però così no, eh. Mi ricordo in una parte della pignata, questo livello. Quattro orde.
Oh, gli manca la testa quel cammello. Siete troppi! Che faccio? Che faccio? Dammi un altro. Ah, passare. L'abbiamo usata bene. Teniamocelo questo. Dammene un altro. Ah, troppi. Non calpestate. No. Quanti ce ne sono? Dammi un altro. Jalapeño. Scoppia! Grande. Quello che volevo. Ah, al limite, in alcuni punti ci siamo. Finito? Ah no. Ma ancora. Grande. Fase 4 fatto. Quinta fase. Produce 3.000 soli nell'era più oscura di sempre. L'era di Merlino. Quei maghi, quei buffoni. Ah, che faccio qua? Andiamo così, ho già in mente una cosa. Speriamo vada bene. Sì, così. A me non ci sono i maghi. Un sollievo. Ah, ci sono. C'è il pirata. Barba morta. Andiamo e speriamo bene. Spero che questi producano i soli. Tanto qua non scende. Ah no! Il mangiatore di tombe devo prendere. Dai, dammi questo sole, fiore di luna. Dannazione. Ma lo produce il fiore? Ah, ecco. Per un attimo mi sono spaventato. Dovevo sì, perché così non va.
così. Lascia stare il mio fiore. Che inizio, che inizio. Lo mangerà. Niente, no, rifacciamolo perché dovevo prendere. Sì, so io cosa dovevo prendere. Quell'inizio era troppo faticoso. Sì, cosa togliamo? Sì, togliamo uno di questi. E dov'è? Eccolo qua. Il mangiatombe. Così almeno ci procuriamo anche qualche sole dalle tombe. Non mi ero accorto che c'erano. Dovevo guardare bene. Andiamo così. Sì. Ok. Ah, il buffone. Ma non posso metterla, ci ha messo una pozione là sopra. Ho tolto lo spazio. Ecco, mi stavo aspettando pure... Ah, abbiamo già fatto 3000. Benissimo. Ok, va alla grande. Buffoni! Un po' per voi. Fatto, fase 5. Li facciamo tutti.
Quindi verrà un bel po' lungo questo episodio. Spero possa andar bene così. Mi piace. Allora, usa il fiore d'oro durante una zuffa confusa in altro mare. Ci ridà di nuovo il fiore d'oro. Sopravvivi all'attacco degli zombie con le piante a disposizione. Ci proviamo. Tizi che volano. Non voglio avere problemi con voi. Allora, così. Il fagiolo ci servono per far fuori gli zombolini che sono sparati dai cannoni. E poi. Chi c'è qua? Muro. E poi facciamo così, va. Grande fiore d'oro. Prepariamoci anche per quei zombolini. Benissimo, benissimo. Sì. Lasciamo qua. Credo che ci bastino questi girasoli. Andate via, pirati. Stavo aspettando, sapete? Eccolo là, il zombolino. Con la sua testa di fuori. Troppo piccolo. Acqua, amico. Spero tu sappia nuotare. Ci mette. Però il suo fascino con quell'orecchino. Grande. Siamo?
così. Vediamo. Grandissimo. Fase 6 fatta. Niente problemi. E andiamo e andiamo. Prova una pianta premio e ottieni ricompense. Ok, quindi questa è come se fosse in pratica una parte della pignata. Ho capito, ho capito. Anche perché questo livello l'abbiamo fatto di recente. L'ho fatto, non ho fatto un video sopra. Meno male, ci facilita le cose almeno. Questi livelli della parte della pignata sono abbastanza facili, visto che comunque le scelte delle piante spetta a noi. È tutto deciso. Sì, ok. Messi. Qua metto a caso. Ma si va sempre per la geometria. Ciò che ci piace. Togliamo questo qua. Non ci dà più le sparasemi doppie. Peccato. Ci voleva una simmetria. Simmetria. Così non si può fare. Vieni orco. Ah ecco. Ah no, perché l'ha mangiata. Non c'è più. Ma a sto punto togliamo così. Facciamo così. Ok, ok. Eccola la simmetria. Grande. Completata. Le fasi. Fase 8. Conserva i bei fiori della città perduta. Mi dice i zombie di calpestare i fiori. Ah. Ah. Sì, ci sono quelli. Quindi così. Togliamo un po' di mezzo. Facciamo una cosa qua, va. Fiore. Foglia d'oro, no. Così. Trifogliatore, pesca.
come siamo messi. Direi bene. Quindi andiamo così. Andiamo così, giusto per farci dare dei soli. Ok, là dietro siamo messi bene. Facciamo così, avanziamo piano piano. Casino, non capisco niente qua. Fatevi mettere questi draghi. Chi c'è? Fermi, fermi. Stanno ripartendo. Ah no, quello è... meno male. Pensavo fosse ancora in piedi. Dai, dai, che ci siamo quasi. L'ultimo. Perfetto. Prova una pianta premium, benissimo, benissimo. Un'altra... sì, gente che passa. Un'altra... un'altra parte della pignata. Ah sì, l'abbiamo potenziato. La guardia bietola. Credo si chiami così.
4 orde. Che è? Asilo. Tutti questi zombolini. Guardate. Caccia di cervelli. Ora piccoli, crescete. Sto preparando una sorpresa per voi. Visto che siete numerosi. Ci siamo? Benissimo. Ah. Vi è piaciuto? A me sì. Invasione di zombolini. Un sogno. Una realtà. Un incubo. Tutte e tre insieme. Bene, bene, bene. L'ultima fase. Sconfiggi un melenso gruppo di cattivi per emancipare il fiore d'oro. E ci siamo. Siamo pronti, emancipati. Sopravvivi all'attacco di zombie con le piante a disposizione. Ah, il tizio con le galline, anche la signora. C'è di tutto qua. Cacchiarola. Che facciamo? Allora. Così. Cloniamo. Qui. Speriamo vada bene. Ci... casiniamo adesso l'ultima fase. Che ce l'abbiamo qua, il nostro fiore a portata di mano. Andiamo. Ok. Ah, limite. Ah, abbiamo potenziato? Sì. Cioè, volevo dire... ipnotizzato. Il nostro drago.
dinosauro. O quello che è. Sì. Direi che ci siamo. Abbiamo messo le nostre difese belle e solide. Come un muro di noci. Non abbiamo portato né ciliegie né peperoncino, quindi possiamo solo aspettare qua. Dai, uno ad uno. Così, così. Cos'è là in alto? Togliamo che abbiamo già abbastanza soli. Servono a niente i calamari, o cosa sono? L'ultima orda. Sì, siamo quasi. Vieni da me, fiore d'oro. Vali più dell'oro, te lo assicuro. No, come osi. Congelato e spinto all'indietro. Povero orco. Come ti trattano queste piante? Sei vecchio, sei. Ah, le glorie di un passato ti si leggono sulla faccia. Sì, però vai a terra, però, eh. Beh, tutti questi discorsi, però devi andare giù. Giù. Tutti insieme. Perfetto. E ce l'abbiamo fatta. Missione completata, sconfiggi i zombie. Ah no, non questa. Allora, ce l'abbiamo fatta, per tutte le piante sono un eroe. Sono preoccupato per quegli strani portali che abbiamo trovato, utente Dave. Credo che sia in corso qualche spiacevole intrigo. Ok. Sono divertito. Eccola qua. Ce l'abbiamo finalmente. Produce una scarica istantanea di sole. Quello che ci serve. Sì. Ok. Benissimo, ragazzi. Missione epica fatta. Non credo ce ne siano altre dopo questa, per adesso. Quindi aspettiamone altre in futuro. Quindi abbiamo quel fiore. Possiamo passare nei prossimi episodi la nostra modalità infinita. Speriamo di poter scegliere il fiore e continuare con i livelli. Siamo arrivati al 20esimo, il mio record è 23, quindi più o meno siamo là e speriamo bene. Quindi, detto questo, iscrivetevi al canale,
Mettete mi piace, commentate, condividete quello che volete, che vi sembra più facile, più comodo. Io vi saluto e vi aspetto per un nuovo video. Bella!